prontissimi per la seconda puntata di Oltre i Social. Diamo continuità alla settimana scorsa facendo il focus su arte e comunicazione. Siete d'accordo? Ciao Sonia, ciao Jenna. Molto ciao. D'accordo, sì. Dai, grazie all'enorme successo della prima puntata e grazie ai nostri ospiti che abbiamo rinvitato nella seconda puntata per fare l'approfondimento di quello che è appunto Oltre i Social. E quindi partiamo con questa carrellata di ospiti e di compagni di viaggio. Esatto, e lo vedo già lì prontissimo, Paco. Ma Paco, non sei solo, svelaci chi c'è a fianco a te. Ciao a tutti, ciao. Un saluto ai compagni di viaggio, ciao, un saluto benvenuto. Agli ospiti. E il nostro ospite, non posso svelarlo certamente, però posso dirvi di cosa si occupa. Ha detto che si occupa di gadget. E a proposito di gadget, proprio pochi istanti fa mi ha scritto Sergio da Foggia, che dice che è stato all'IKEA, ha comprato una bambola gonfiabile, però non riesce a montarla. Se qualcuno può dare una mano, dopo ti chiederò la tua collaborazione. Va bene. Bene. Perfetto, partiamo così. Allora. Ci chiederanno i danni. Esatto. Questa cosa. Torniamo seri e diamo il benvenuto, anzi, ben ritrovati ai nostri ospiti, Giorgio Gregorio Grasso, critico d'arte, benvenuto. Grazie, sono contento che sia qua perché vuol dire che è andata bene la puntata scorsa. Esatto, riconfermato. Se non so, ci cacciavano via in un malo modo. Assolutamente. Guido Criviori, imprenditore gallerista, ciao, ciao Guido, buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Enrico Popolo, esperto di comunicazione, ben ritrovato anche a te Enrico. Ciao, ben trovati. E un saluto anche ad Ascanio Cuba, artista, street art e serigrafo. Ciao Ascanio. Grazie, ciao. Allora Giorgio, parto di nuovo da te perché so che hai curato, curi e curerai diverse mostre. Sì, diciamo che la mia idea dell'arte è che deve essere vista da più persone possibili. Insomma, c'è una tendenza dei critici contemporanei per cui l'arte deve essere per pochi, riservata per pochi, tant'è vero che se si va all'evento più importante al mondo, che è la Biennale di Venezia, la maggior parte sono installazioni, anzi la maggior parte, il 99% delle opere esposte sono installazioni incomprensibili, quindi che riescono a capire pochi, cioè quelli che hanno la fortuna di avere un critico che gliele spiega. Invece dal mio punto di vista l'arte deve essere per tutti, quindi assolutamente comprensibile. A questo proposito realizzo mostre con tanti artisti, dove va tantissima gente, in luoghi molto accessibili, in luoghi dove la gente va, perché è importante vivere con l'arte. Quindi faccio tante mostre a questo momento. Giorgio, spieghiamo agli amici che per mostre non parliamo di donne brutte, eh? Andiamo avanti. Okay. Posso chiedere l'espulsione? Cartellino giallo no, per no, andiamo al rosso direttamente. Ah, così? No, andiamo dai, diamo una possibilità. Allora, dicevo, le mostre d'arte contemporanea, di arte visiva, sono fondamentali per l'esistenza umana, perché nessuno può vivere senza poesia, nessuno può vivere senza musica, nessuno può vivere senza arte. Quindi faccio in modo che più persone possibili possano vivere questa esperienza estetica che considero fondamentale. Quindi ho molte mostre in corso che sto curando. Voglio ricordare una mostra sulla street art, dove sarà presente anche il nostro ospite. Voglio ricordare a Venezia una mostra in corso con alcuni artisti di importanza internazionale. Voglio citarne solo uno, che è Ivan Cattaneo, per non fare danno agli altri. Ivan Cattaneo, che è un mio artista, sta esponendo fratello in questo momento a questa mostra a Venezia, ma sta esponendo anche nell'altra mostra di cui voglio parlarvi, che è una mostra particolare che stiamo realizzando in un castello magico. Ecco. Poco conosciuto. E beh, a proposito, a questo punto prendo invece io la parola. Ti abbiamo tolto la parola? Sì, assolutamente. Cioè, tolto, perché il nostro grande critico però d'arte... Però è una donna, quindi va bene, tanto, tanto funziona così, cioè... Vai, vai Sonia, vai, sì, vai, vai. Per forza. Cioè, a casa sua, così a casa sua. Il nostro suo marito grande cerca critico di parlare d'arte. E lei gli toglie la parola. Il nostro grande critico d'arte, ma sono qui apposta stasera per riuscire a dire qualcosa con te e ai nostri telespettatori. I telespettatori preferiranno sicuramente che parli tu che non io. No, assolutamente, tu anche... sì che hai delle cose da dirci, no, però... Nella fattispecie stasera parliamo di una mostra molto importante che... ha avuto il suo vernissage il 3 di novembre e esattamente nella zona dell'Odigiano, quindi a Fondio, al castello Douglas Scotti. Abbiamo sicuramente dalla regia delle immagini relative a questa mostra. Ah, vabbè, interessante. Per cui se vuoi le puoi anche commentare. Ah, eccolo, sono tanto, artisti che hanno esposti. Sì, diciamo che stanno esponendo circa 100 artisti su un tema difficile che è il tema angeli e demoni. Ed è stata una presentazione, devo dire, molto interessante perché c'era moltissimo pubblico, moltissimi eventi.
L'unica cosa che ho notato e che ho criticato io stesso, pur essendo curatore della mostra, è che non so perché, ma gli angeli tutte donne. Guarda un po'. Tutte donne. C'è qualche angelo un po' strano che potrebbe sembrare un uomo, ma effeminato. Cioè, gli angeli sono tutti così, cioè gli artisti hanno voluto raffigurare gli angeli, ma sessuati, ma però belli, cioè molto vicini alla donna, non lo so, sessuati, però sono tutte femmine, tutte donne. Mentre invece il diavolo, esatto. Il diavolo è quasi sempre uomo, quindi io sono per la parità di diritti, voglio che gli uomini siano anche angeli, non credo che siano tutti così. Detto questo, ogni artista si è espresso con il suo linguaggio estetico, artistico, quindi abbiamo statisti, abbiamo espressionisti, abbiamo... chi realizza iperrealismo, abbiamo di tutto, abbiamo, in modo da dare al pubblico la possibilità di vedere un tema così delicato affrontato da artisti che vengono da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi in questo senso è un grande successo, ma un grande successo anche perché parliamo di un castello che non lo conosce nessuno. Il castello di Fondi è un castello in realtà magico, poi vi dirò che molti hanno visto dei fantasmi nelle segrete di questo castello, in alcune fotografie realizzate che io ho messo su Facebook, dove non vado molto spesso a dire la verità, però se ogni tanto metto qualche foto su Facebook, giusto ogni tanto, giusto ogni tanto, mai più di una volta in 10 minuti, ecco. Non supero mai 10 minuti, bene, quel che basta. Ho messo delle foto dove sono emersi dei fantasmi in questo castello, quindi interessante come cosa, però non ci va nessuno, ma non ci va nessuno perché abbiamo un problema di patrimonio artistico. L'Italia ha il 50% del patrimonio artistico del mondo sul proprio territorio, ma non è conosciuto. Tutti si fermano a Venezia, passano un attimo da Milano per affari in realtà e magari per mangiare qualcosa, poi scendono a Firenze e vanno a Roma. Okay. Poi qualcun altro si allunga a Napoli, ma pochi. Sonia, hai avuto modo di intervistare i protagonisti, diciamo, che hanno esposto? Sì, assolutamente. Abbiamo fatto parecchie interviste e parecchi artisti presenti. In ogni caso adesso possiamo mandare un contributo possiamo dire che chiedevoli di cuore meglio se non va, perché sono opere molto forti, soprattutto quando si scende nelle segrete del castello la situazione è delicatissima, tant'è vero che non so se lo avete ripreso, ma spero di sì, abbiamo preso un angelo e l'abbiamo messo in una gabbia. Allora facciamo così, vediamo subito l'intervista di Sonia Cipro nel contributo, vediamo. Con un'altra famosissima artista, la signora Anna Maria Guarnieri, che espone sia qua sia a Venezia alla Biennale di Architettura, sempre gestita e curata dal professore Grasso, e adesso do la parola alla nostra artista Guarnieri, che ci parlerà del suo quadro e anche ci spiegherà dove vive, dove lavora, dove crea le sue opere. E ovviamente do la parola. Grazie. Dunque, io, come ha già detto lei, mi chiamo Anna Maria Guarnieri e sono nata a Sesto Fiorentino, dove, diciamo, un tempo era molto famosa per le sue porcellane, in modo particolare porcellane Richard Ginori, Doccia, e che ora, insomma, questo è rimasto un po' più, diciamo, in disuso. Ma vivo a Poggio a Caiano, dove creo le mie opere. Dunque, io sono... Mi perdoni, in provincia di? Provincia di Prato. Provincia di Prato. Dunque, io pitturo appunto da quando ero una bambina, ho frequentato l'Istituto d'Arte e mi sono diplomata, Sesto Fiorentino sempre. E quindi da allora in poi ho cominciato a pitturare, fare anche sculture, fitto sculture, e non mi sono fermata e tuttora sono qui. Ecco, volevo illustrare un attimo questo quadro che, diciamo, ho presentato nell'ambito di questa bellissima mostra, diciamo, intitolata Angeli e Demoni. E dunque io innanzitutto vorrei far vedere il mio simbolo, l'ingranaggio. L'ingranaggio è un simbolo che io lo riporto in quasi tutte le mie opere, perché per me rappresenta la completezza, rappresenta l'importanza di ogni essere, di ogni individuo, di ogni materia, di ogni cellula. Tutto ha la sua, diciamo, importanza. Quindi è nel suo continuo divenire è essenziale, diciamo così.
Poi tornando proprio al quadro vero e proprio, possiamo vedere l'angelo nella figura femminile, perché naturalmente, a parte che sono una donna, ma diciamo la figura femminile mi ispira di più come figura materna, come figura che ha anche proprio di angelico. Dunque, vediamo l'angelo con la mano in alto in segno di vittoria, che sta calpestando la testa dei demoni, altri angeli che sono angeli anche loro, però in chiave negativa naturalmente, sì, in chiave negativa. Quindi io mi sono ricordata anche al fatto di Maria Vergine che schiaccia la testa al serpente, e anche lei una donna, Maria, madre di Dio, madre di Gesù, che con la forza sua e spirituale, naturalmente concessa da Dio, riesce a distruggere Satana impersonato dal serpente. E così io ho voluto rappresentare le mie opere. So, è in pitto scultura. Ecco, esatto, anche la cornice in realtà è un'altra opera d'arte. Un'altra opera d'arte. Infatti io qui mi sono ispirata al Duomo di Lucca, dove ho visto questa bella, si chiama cornice, ma sono dei candelabri in stile gotico, con queste foglie di edera un po' stilizzata. Dunque io spero che queste opere piacciono. Chi mi vuol contattare può venire su internet, sul sito Pittart, Anna Maria Guarnieri Pittart, può scrivere un'email sempre Anna Maria Guarnieri @pittart.com, oppure mi può trovare sui social, che sono anche lì con Giorgio Grasso e con altri artisti. Continueremo, perché ridete non si sa, comunque continueremo con questo discorso prossimamente, soprattutto con la Biennale di Venezia. Ma Paco, io voglio venire da te, perché prima non guarda, mi hai... Però voglio spiegare perché... Giorgio, dicelo tu. Giusto. Perché a un certo punto dicevano, vediamo se cita Giorgio Grasso, perché non l'ha citato dall'inizio. Esatto, è vero. Pensavo che mi stessi arrabbiando, alla fine mi ha citato, quindi sono contento a questa brava artista. Facebook è in fermento, ecco, con una richiesta è un SOS presenza e un consiglio. L'SOS presenza dicono sono 3 minuti che non sentiamo Giorgio, che fine ha fatto? arriverà, non vi preoccupate. E poi c'è, a proposito di pesci, cosa c'è? Non c'entra niente, però a proposito di pesci, Rocco dà un consiglio. In effetti lui sconsiglia l'uso di profilattici scuri, non per niente, perché dice che il nero sfina. Okay. Ecco, fantastico. È tutto da Facebook? È tutto? No, ma non è tutto, perché io vedo che a fianco a te c'è Gianluca Savioni. Paco, non ti distrarre. Allora volete proprio che lo presenti? Sì. Servizi operativi di marketing, cosa ti dice? Roba da poco. Mica ti sembra roba da poco. Di cosa ti occupi? Beh, l'azienda per cui lavoro... No, va bene così. Poi esattamente 3 tipi di cose, cioè si occupa di reperire degli oggetti, che possono essere dei premi, quindi degli oggetti di alto valore, oppure dei gadget, quindi degli oggetti di basso valore ma in grossa quantità, gestisce operazioni di incentivazione alla forza vendita e per ultimo gestisce anche dei concorsi su internet. Abbiamo invitato Gianluca perché ad oggi penso che sia ancora uno dei casi che utilizza il vecchio metodo di commerciale e non si è ancora approcciato appunto ai social. Quindi è curioso da parte di tutti capire come faccia, oggi è necessario essere sui social, e proveremo noi a convincerlo ad aprirsi almeno un profilo aziendale, ecco, sostanzialmente. Quindi è un coraggioso, diciamo che è un coraggioso, però questa domanda è per convincerlo e vediamo se riusciremo a portarlo. A riguardo cosa ci dici Gianluca?
Beh, anzitutto noi ci rivolgiamo a dei professionisti, quindi non abbiamo bisogno di mass media, abbiamo bisogno di una comunicazione diretta uno a uno con qualcuno che sa esattamente qual è la sua esigenza e cerca una struttura che professionalmente gli dia una soluzione. Secondariamente, quando agiamo per conto dei nostri clienti, noi agiamo come se fossimo loro, cioè diventiamo la loro interfaccia verso il pubblico specifico dei nostri clienti. Quindi se cercassimo di rendere visibile la nostra immagine, questo andrebbe evidentemente in detrimento a quello che è il messaggio del nostro cliente stesso. A proposito di gadget, sì. Mi scrive Matteo da Genova e denuncia il fatto che ha smarrito la carta di credito, però dice che non è affatto denuncia perché si è accorto che il ladro spende meno della moglie. Perfetto, benissimo. Vabbè, direi che comunque, dopo questa tornando, passerei ad Enrico. Sì, però volevo lanciare una provocazione comunque a Gianluca, che noi tenteremo di creargli un profilo aziendale e poi in modo da poterlo rinvitare e capire se questo approcciarsi ai social porterà del fatturato in più o se già, ci... È vero, è ho vero. Dovuto togliere anche il sito internet perché andavano a vedere i miei concorrenti e basta. Ecco, vedi. C'è dietro tutta una strategia. E a riguardo, visto che dietro c'è una strategia e ci sono comunque delle persone, io darei la parola ad Enrico. Sì, Enrico. Mm-hmm. Anche perché Gianluca non ha social, Enrico, tu invece... Io ce l'ho da molto poco tempo. Come ho detto nella prima puntata, Mi sono approcciato ai social da un mesetto scarso, forse neanche un mese, sì, ormai un mesetto ci siamo. E sono stato convinto, obbligato quasi dal mio editore, perché ha detto come puoi tu divulgare se non sei nei social. Io pensavo che un sito internet bastasse, pensavo che invece no. In effetti mi sono reso conto che, nonostante io sia d'accordo sul fatto che un sito internet possa essere cibo per la concorrenza, perché questo è vero, in effetti mi sono accorto che gran parte dei siti internet danno meno informazioni possibili, parlano della propria storia, della propria mission, mettono le linee generali, ma quando vanno sullo specifico ti chiedono magari di entrare con delle password e associarti, e comunque anche in quel caso rimangono piuttosto vaghi. Ma la domanda credo fosse un'altra, quella di Jenna. Credo che fosse quella riferita al fatto delle persone. Delle persone, esatto. dietro comunque social, dietro... È un libro, facciamo lo scopo. Dietro ai profili comunque ci sono delle persone. Facciamo vedere il libro, lo facciamo vedere a Giorgio che... Certo, va bene, dai, Giorgio, a te la parola. Quando uno scrittore scrive un libro così interessante per la massa, deve utilizzare i mass media di massa per pubblicizzarlo. Qui ha ragione l'editore, perché questo non è un volume tecnico specialista. Se scrivesse un libro loro andrebbe soltanto a pochi imprenditori loro clienti, qui invece è un beneficio per chiunque leggere questo libro. Sono d'accordo. Essendo un beneficio per chiunque, quindi guardiamo bene il titolo, mi ha dato 20.000 euro, mi fa sto spazio. Tanto non capiranno mai cosa vuol dire. Se noi guardiamo questo titolo, è utile per tutti leggere un libro così. Quindi deve andare laddove tanti lo possono vedere. La differenza fra il sito internet e Facebook è che il sito internet ormai è una cosa antica. Qui il mondo è in evoluzione continua. Una volta uno diceva un sito internet. Quando tu hai un sito internet devi dirlo agli altri. Allora vai sul mio sito internet, scrivilo www, ci metti un mese e mezzo. Mentre invece è un prodotto che è di massa, come un libro, non puoi andare sul sito internet, perché ora che gli dici andare sul sito, da indirizzo è già uscito un altro libro. Bisogna andare laddove la gente va, quindi bisogna fare presentazioni in mezzo alla gente, alle librerie, ma certo utilizzare i social network per un libro è importante, e non tutti lo fanno. Io ho presentato in questa mostra Angeli e Demoni, ho presentato ad esempio un libro che ha avuto grande successo di una scrittrice che vede gli angeli, parla con gli angeli, da sempre la rete 4, e poi vero o non vero, questo poi lo capiremo leggendo il libro o parlando con lei, a seconda di quello che ci dice, che scopre o non scopre che gli angeli dicono. Però ci sono dei libri che sono importanti, perché non sono romanzi, sono libri che ti aiutano a migliorare la tua propria esistenza. Quindi bisogna fare in modo di pubblicizzarli. In questo senso non capisco perché il nostro autore è solo da un mese che è su Facebook, spero che ci sia. È importante esserci, dai, ci è arrivato. Ma non basta esserci, come faccio tanti artisti che vengono su Facebook. Sto facendo spot, c'è scritto spot.
La terza Biennale Internazionale d'Arte su Facebook, con ben 10.000 partecipanti, alla prima parteciparono 20.000, dove non basta postare un'opera. Sono su Facebook, ho postato l'opera. No, devi ripostarla, mandarla agli amici, mandarla ai gruppi, farla vedere, tanto è gratis, farla vedere, perché più persone vedono la tua opera, più si innamorano dell'opera. Più persone. Enrico, quindi perché questo sto questo spiegando come devi fare, ma dato 20.000 euro spiego come devi fare. La verità quindi devi andare su Facebook e farla vedere. Parla la tu verità è dentro di te, perché questo titolo? Intanto spieghiamo l'acronimo, sì, perché non è segnato. Sì. TAI è un acronimo inglese che significa Truth, sì, guardate, Truth Inside Yourself, la verità è dentro di te. Il sottotitolo è l'evoluzione spirituale delle scienze della comunicazione. Quindi nasce in origine come un libro di comunicazione, anche perché in effetti chi lo scrive è un formatore, laureato in comunicazione, esperto in comunicazione, ha tenuto diversi corsi, insomma. Quindi il libro nasce da questo punto di vista, però porta avanti un principio, come ha detto il nostro Gregorio Grasso, il nostro critico d'arte, l'ha azzeccata in pieno. Cioè quella porta un messaggio, è un messaggio molto semplice, l'essere umano viene inteso non soltanto come una complessa interazione di carne e sangue, ma in una forma multidimensionale. Multidimensionale vuol dire che vive contemporaneamente più di un piano dell'esistenza, non solo quello materiale ma anche quello spirituale, e il piano spirituale, dove io intendo l'anima, quindi diciamo quella parte che è dentro di noi, è qualcosa che nominiamo spesso ma che difficilmente viene descritta. Io ho provato a farlo con il primo libro, questo, I sussurri dell'anima, un romanzo in chiave allegorica, nel quale io, per vigliaccheria, dico la verità, perché in effetti non ho avuto abbastanza coraggio, avevo dei principi da veicolare, non sono stato in grado, anche perché a quei tempi diciamo servivo le istituzioni, per cui avevo un altro ruolo, ed ecco che velocemente dico che ho voluto fare un romanzo in chiave allegorica, quindi quattro sussurri all'interno spiegano che cos'è l'anima. Poi ho preso coraggio, ci ho messo 15 anni, ma alla fine ho tirato fuori il mio pensiero fino in fondo, e questo è. Quindi parla di quella parte che è l'anima, ma non in modo irrazionale. Dato che è un libro di comunicazione, prendi i livelli logici di Robert Dilts, che è un strumento di comunicazione che parte dalla base, che l'ambiente arriva all'identità. L'identità viene raggiunta come la massima realizzazione dell'essere umano, invece questo libro dice sì, questa è la massima realizzazione dell'essere umano nella parte logica, quindi i livelli logici, ma poi ci sono i livelli spirituali, quindi questa piramide si stringe, crea una clessidra, e da questo punto arrivano i livelli spirituali. Le regole arimaniche del mondo sono sostituite dai principi, e il libro spiega questi principi, per cui nella Angeli e Demoni, quella bellissima mostra che comunque io ho già visto su internet, perché sto già seguendo Giorgio Gregorio Grasso da quando ho saputo che ci saremmo incontrati qui, e mi sono innamorato un po' anche del percorso. In effetti parla anche di quello che sottintende la parte spirituale, quindi l'essere umano che è al centro di una contesa tra il bene e il male, che viene nelle arti figurative, che viene nell'arte, nella storia, nei quadri, quindi lo troviamo. Basta. Bene, benissimo. Franco, abbiamo notizie dai social? Sì, a proposito di libri, ci scrive Carmela da Imola che ha comprato il libro Il ballo liscio in 10 lezioni ed è stato utilissimo perché aveva un tavolo che dondolava, l'ha messo sotto il tavolo e il tavolo non balla più. Ecco, fantastico. Dopo questa, Sonia, passerei ad Ascanio, perché troviamo seri, dai. E dato il tempo, però, dobbiamo dire che è veramente un grande comunicatore, perché si vede che insegna comunicazione, bravissimo. Grazie. Cioè, come scrive non lo so perché ancora non ho letto, ma certo parla benissimo. Grazie. Allora, complimenti ad Enrico. Volevo aggiungere, sono bravi tutti e due. Siamo bravi tutti, dai, diciamo così. Sonia, ce la facciamo a passare da Scagno? Pasquale Cuba, ecco, nostro ospite, già anche dalla precedente puntata. Bene. Artista, street art, e mi piacerebbe vedere, ma soprattutto far vedere anche a tutti i nostri telespettatori i tuoi quadri. Bene. Perché sono fantastici, io li ho visti e me ne sono innamorata. Bene. Adesso la regia manderà il contributo relativamente a queste immagini, se ce le vuoi commentare. Bene, sì, già mi conoscevate, quindi sono Ascanio Cuba. E vengo da d'arte, Cuba. Esatto, vengo da Cuba, esatto. Sì, le mie opere
sono abbastanza marcata come un simbolo, un slogan, un'icona che è diventata proprio la mia firma. È questo omino che si arrampica in diversa direzione, è contestualizzato ai tempi moderni. Diciamo, la serie si chiama Climbing the Future, è scalando il futuro. Perché scalando il futuro? Sono io il personaggio che vuole arrampicarsi per arrivare all'obiettivo. E l'obiettivo è un obiettivo, diciamo, obiettivo, per ripeterlo in questo modo, che è abbastanza positivo e istintuale, no? Di dire, voglio arrivare a diventare un personaggio abbastanza riconoscibile con la mia arte. E quindi è questo. Avete visto delle opere, la mia prima cena a Milano, che questa opera non è la ultima da Vinci, è la mia prima cena a Milano, che questa cosa è molto interessante perché ero appena arrivato a Milano e questa opera è nata così, vedendomi che il primo migrante ero io al centro del mondo e la stazione centrale è rappresentata nel modo più giusto possibile, perché vedevo che la stazione centrale, appunto, che era una struttura abbastanza enorme, vedevo che tutti gli migranti partivano e uscivano in quella stazione, che ancora si fa lo stesso, però per me era molto impattante. Quel momento Ascanio, arrivando da Cuba, era una spugna che assorbiva tutte queste cose per rappresentare la sua opera di arte. Sì, adesso. E quindi il Duomo, che era il punto più turistico, vedevo che tutti i turisti venivano lì, ho detto vabbè, perfetto. Quindi non sarà la ultima da Vinci, se no la mia prima cena a Milano. Perfetto, bellissimo, complimenti. Grazie. Abbiamo anche un altro contributo relativo alla serigrafia, che è un'altra attività che tu svolgi egregiamente. Sì, la serigrafia è un in più, e diciamo che la serigrafia è stato un lavoro dopo la mia laurea all'Accademia di Cuba, dove ho collaborato anche al René Portocarrero, è stato uno dei laboratori più importanti della Habana Vecchia, del centro storico, che è iniziato come un laboratorio sperimentale negli anni 80. Quindi questo laboratorio, lì sono passati dei grandi maestri della cultura cubana, della pittura cubana, diciamolo così, a fare le sue serigrafie. Lì ero insieme a grandi maestri, anche artisti molto giovani che mi insegnavano cos'era la serigrafia. Dopodiché è stata un'aggiunta alla mia opera per dire uniamo le due forze, la pittura e la serigrafia. E è questo che sto facendo adesso, ho creato questa realtà, Serigrafia Spirit Lab, al centro di Milano, diciamo al cuore di Milano, in Piazza della Repubblica, e insieme a due colleghi, collaboratori, Elise Spinosa, Maripina, altre persone che sono state insieme a me, e quindi e sto invitando e convogliendo tanti artisti, perché appartengo anche al Museo della Permanente in Via Turati, che è una società molto interessante che mi sa che fa contaminare tanti artisti insieme e rappresentare la sua arte, diciamola così. E quindi vi invito a passare, che è un luogo, mi sa, per tutti, è la casa di tutti e voglio che diventi così. Molto sì, bello, grazie. Molto bello. Grazie. Guarda, Ascanio, io approfitterei, visto che sei a Milano e abbiamo a Milano anche la galleria di Guido, studiolo, quindi chissà mai che in futuro possa nascere una collaborazione, insomma. Sì, quindi io chiederei a Guido. Comunque, di... per me, diciamo che essendo figlio di arte, per me contaminarmi con persone come il maestro Grasso, e adesso che conosco lui, ho detto bene. Per me la contaminazione fa la crescita, è l'unica cosa che voglio dire. Perfetto. Ecco. Bene, bene. Guido, cosa troviamo nella tua galleria? Beh, intanto la mia galleria è situata proprio dietro la permanente, dove dietro Via Turati, perché dietro Piazza Repubblica è in corso di Porta Nuova. Però prima volevo dire qualcosa sul maestro Grasso. Ecco, è giusto, è un rito, è un rito. No, prima cercava la mia approvazione quando lo zittiva, invece posso solo essere contento perché l'ho conosciuto una settimana fa. Cioè, ancora parla. E ancora e non dormi la notte perché senti la voce di Giorgio. Perché non posso più. No, però posso parlare male di lui? No, quando siamo in pubblicità, no, Giorgio. Categoria, cioè i galleristi hanno un ruolo fondamentale nel mondo dell'arte, e devo dire che è raro trovare dei galleristi che abbiano la passione di farlo, e lui lo è, quindi devo dire che finalmente ho trovato un gallerista serio che si appassiona all'arte, che cerca di vendere, ma soprattutto che cerca di vendere quello che piace a lui.
quello che secondo lui è importante e non quello che fa mercato. Io sono assolutamente convinto che una schifezza come la merda di Manzoni lui non la venderebbe mai, anche se potrebbe guadagnare dei soldi su questo, perché il genere di arte che lui tende a vendere e a rappresentare è la classica arte che piace al mio capo Vittorio Sgarbi. Guido, sei d'accordo? Ma io andrei appunto a sentire, a conoscere meglio cosa espone, diciamo, come gestisce la sua galleria. Diciamo che in un'attività che dura da 25 anni io e mio fratello ci siamo costruiti la possibilità di poter scegliere la nostra proposta e avere un'identità molto precisa su quello che, come diceva Grasso, ci piace e quello che vogliamo proporre al nostro pubblico, cercando di variare dalla pittura antica, che è la pittura da cui siamo nati, diciamo, per passione di nostro padre, e in cui ci siamo specializzati su maestri molto importanti. Per questo conosciamo Vittorio Sgarbi, perché ovviamente è un grande esperto di pittura antica, fino ad arrivare al Novecento, il Novecento italiano, che permette di avvicinare un pubblico molto più giovane, anche perché ha un target molto più basso come costi. Si possono trovare artisti che hanno fatto 10-15 biennali a cifre che sono obiettivamente ridicole ormai, eppure hanno dei capolavori da offrire al pubblico che a volte non li conosce, purtroppo. Noi cerchiamo anche sul Novecento di fare divulgazione, di fare approfondimento. Infatti, contrariamente a quello che diceva lui, questo signore di fianco a me, che si chiama Grasso, lo ripeto, che diceva che l'arte deve essere per tutti, l'arte deve essere alla portata di tutti, ma purtroppo non è per tutti. Ma quindi, perdonami Guido, quindi anche il discorso dei social, come lo gestisci? I social sono un veicolo social, che quindi raggiunge la massa purtroppo non ha mai fatto rima con cultura, perché è un po' un simbolo, d'accordo? Ah sì, possiamo discutere. Sì e no? Possiamo discuterla questa. La pop art è uno simbolo? Sì? Sì, abbastanza. Quindi siamo d'accordo su qualcosa? Sulla pop art, sì. Però perché comunque utilizzi i social, cioè penso utilizzo, ma io punto sul sito perché punto sull'approfondimento. Ok. Perché voglio offrire un servizio che sia diverso da quello che può offrire una casa d'aste, in cui tu scegli un catalogo e scegli a tuo rischio e pericolo quello che comprare. Io voglio che il mio cliente sia molto sicuro e capisca e riesca ad apprezzare e assaporare quello che io gli propongo. Perciò l'approfondimento per me è fondamentale. Quindi noi cerchiamo l'approfondimento sul Novecento, con volumi, con... qua adesso vediamo un quadro fantastico del Settecento veneziano di Antonio Guardi, perché noi spaziamo dal 600, dal 500 fino al Novecento. Questo si riallaccia alla settimana scorsa, quando parlavamo di Natura Morta. È una natura morta di Orsola Maddalena La Caccia, che anche lei era suora di clausura, era figlia del Moncalvo, che è un pittore di Moncalvo, appunto, nel Piemonte. Fede Galizia, sempre il primordio della natura morta, in cui si va molto sul psicologico, ecco. E questo è Bartolomeo Manfredi, che è un grande caravaggista. E qua si passa al Novecento, il Novecento molto più fruibile. Questo è Cesare Monti, un pittore di cui noi curiamo anche l'archivio. Carlo Vitale, pittore milanese, e in ultimo, cosa sbucherà? Un altro Carlo Vitale, che è un pittore molto raffinato, pittore degli anni 30, meraviglioso, dimenticato. Alza la mano il dottor Grasso, facciamogli dire qualcosa, perché è in astinenza. Sì, esatto, non parlo ormai da 30 secondi. No, 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 lui mi ha detto non cavallare la voce, non fare come Sgarbi, fa casino. No, no, io. La differenza fra me e il gallerista, proprio bravo, è che il gallerista mira a conquistare un pubblico specifico, cioè quelli che possono comprare le sue opere d'arte, cioè le opere d'arte che lui propone. E non è la massa, ovviamente, in questo senso l'interesse suo con i social network è limitato, perché su 1000 sono solo pochi quelli che possono permettersi di comprare queste quadre, solo quello. E poi li capiscono, li piacciono, eccetera. Il discorso è diverso. Cioè, l'arte deve essere per tutti. Io voglio che le opere d'arte che lui mette in vendita o in mostra nella sua galleria li possano vedere tutti. Che tutti hanno diritto e tutti hanno bisogno a fruire, dell'arte. Fruire. Fruire, certo, ma però bisogna farle vedere. È per tutti. Per cui se tu fai la tua galleria devi fare in modo di far vedere le opere il più possibile, perché è giusto che anche se uno non le può comprare, anche se uno ha un altro, possa vedere questi capolavori. Vedere, capire.
a capire un esempio, lo faccio io un esempio, no, guarda, guarda, lui abbiamo visto un quadro di Guardi, Guardi poco conosciuto rispetto al più famoso Canaletto, costa anche meno di Canaletto, poi è conosciuto, però molti non lo conoscono. Il fatto di aver fatto vedere oggi alle 150.000 persone che guarderanno questa trasmissione per vedere Francesca e Sonia. Grazie. No? Pubblico femminile. Sì, lasciate parlare il maestro. No, fai qualcosa, quindi interrompi. No, no, perché c'era un interesse anche da casa, dai social, quindi Paco. Allora, giustamente... 150.000 telespettatori che stanno guardando questa trasmissione avranno conosciuto Guardi. Questo è un grande successo di questa trasmissione. In questo senso ringrazio il nostro famoso gallerista perché ha dato questa opportunità, ma questa è l'arte. In questo senso il social network è fondamentale. Poi certo non vengono a comprarlo perché non è facile, perché ci pare un altro gusto, perché non comprano, perché poi già l'arte la seguono in pochi, ma proprio perché l'arte la seguono in pochi che dobbiamo fare in modo di farla vedere il più possibile. Questo quadro di Guardi che abbiamo fatto vedere è spettacolare. È stato anche al Prado. È spettacolare, è stato al Prado. Dove noi siamo, il problema vero qual è? Che nelle gallerie non c'è più nessuno. In questo senso, questo quadro, fra la diretta Facebook che faremo, fra la trasmissione televisiva che sta andando in onda adesso, lo vedranno sicuramente qualche migliaio di persone che non entrano in galleria. Però lui dice che se ne frega, tanto quelli che entrano però magari comprano, anche se sono pochi. No, non è così. Il mio interesse non è comprare o vendere, l'interesse è che più persone possibili possano in questo caso conoscere Guardi, che è un grandissimo artista. Ma la fruizione dell'arte dovrebbe essere appannaggio di tutti. Purtroppo, purtroppo, la cultura e l'interesse è appannaggio di pochi, è per pochi, in quel senso io intendevo. Bisogna allargare e fare in modo che possa essere invece... Lui fa vedere il suo libro che è fantastico, perché è importantissimo ed è profondo. Lo vedranno in 100.000, quanti lo compreranno? Ma devono, vederlo in 100.000. Perfetto. Così come Guardi, compreranno in pochi, ma tutti devono sapere che c'è un pittore italiano, si chiama Guardi, che realizza quelle opere meravigliose. È per questo che il governo toglie la storia dell'arte dalla scuola, per non rischiare che troppi li vedano. No, a parte sì. No, no, noi in diretta. Paco, sentiamo Paco. No, ma ci sono dei criminali, ci sono dei criminali. Aspetta. No, c'è della gente pazzesca in giro, ragazzi. Voglio togliere l'insegnamento della storia dell'arte dai licei, fa anche. C'è una cosa. No, non vorrei interrompere il gioco. No, vai, a proposito di innamoramento, mi scrive Luigi che ha il sospetto che la moglie si stia innamorando di qualcuno. Allora lui, per renderle la vita difficile, ha cambiato tutti i mobili della camera da letto, li ha presi piccolissimi, perché ha detto se proprio mi deve tradire deve nasconderlo in camera da letto, solo con un nano potrà farlo, punto. Ecco, abbiamo quasi chiuso in bellezza. Esatto, infatti, visto che siamo in chiusura, chiudiamo così con questa quarta. Ecco, sì, chiudiamo in bellezza, facciamo due primi piani a loro due. Esco dallo studio, grazie, Giorgio, carinissimo. No? La seconda puntata è scivolata via, velocissima. Vi ringrazio i nostri ospiti e diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui con Oltre i Social. Buon proseguimento sulle reti di Tele Lombardia. E prometto che ci saranno più donne, più signore, ecco, figura femminile per la felicità. E noi promettiamo di tornare. No, faremo in modo di avvisare per tempo anche Giorgio. grazie. Alla settimana prossima. Ciao. Oh, ce l'ha chiesto quando...